sia un bel tavolo questo, nel senso che questa opzione è una bella sfida che viene lanciata e posso dire che tra l'altro parte dal calcio, secondo me anche questo è un ulteriore messaggio positivo. Rispetto ad un obiettivo fondamentale, primo, far praticare lo sport a tutti i nostri ragazzi, farli praticare l'attività motoria sportiva innanzitutto con il gioco e il divertimento, non in base ai risultati. E qui ho ascoltato con interesse, se parlo di educatori, gli istruttori, già c'è un cambio di mentalità rispetto al messaggio che deve essere lanciato e che deve essere portato avanti. Secondo, lo sport va vissuto come uno dei diritti di cittadinanza per tutta la popolazione, per tutti i cittadini, a partire dai nostri ragazzi. Purtroppo ancora non è così. E anche i dati ultimi ci dicono che c'è un 40% di ragazzi che non praticano, non stiamo parlando di attività politica, ma anche attività amatoriale e dilettantistica. Quindi su questo siamo tutti impegnati per mantenere, per diffondere la pratica sportiva, per mantenere e contenere i costi. Sappiamo che in una fase di difficoltà sociale e economica il rischio che le famiglie hanno, una delle ipotesi è quella di veder ridurre spese, come dire, complementari. E ovviamente l'attività sportiva rischia di essere questo, vissuta come tale, di fronte a problemi emergenziali ben più importanti, insomma, con tutto il rispetto, insomma, per le scelte che ogni famiglia deve fare. Quindi lo sforzo che viene posto all'interno di questo progetto, secondo me, è uno sforzo notevole, importante, fondamentale quando si parla di integrazione, di socializzazione, di inclusione sociale, di abbattimento delle barriere culturali, religiose e quant'altro. D'altronde, se voi pensate ai nostri ragazzi e diamo un pallone, sono loro che poi si organizzano, al di là di tutto, no, per giocare, per divertirsi, per correre dietro, per tirare o per lanciarlo a seconda delle condizioni, e non si pongono problema nemmeno di lingua, no? Di rapporti, cioè diventa un elemento centrale, unificante rispetto al progetto del divertimento e del gioco. Credo che questo sia fondamentale, quindi io ringrazio ovviamente Santa Sakura per queste ulteriori iniziative che sta portando all'interno del mondo dello sport, ovviamente all'interno degli enti di promozione con tutta l'attività che stanno portando avanti, all'interno con uguale dignità e pari diritto all'interno del mondo dello sport, e così come il supporto sia dalla FIGC che sosteniamo l'Ancona e dell'Ancona 1905 sono preziosi e fondamentali. L'ultima battuta è quella che veniva citata, insomma veniva detto, è quello anche di un cambio della legislazione nazionale. Certo, non compete a noi o non compete solo a noi, poi compete a tutti i cittadini, anche sul cambio della cittadinanza. Io credo che sia questo, del diritto alla cittadinanza, credo che sia questo un altro elemento importante. Il ministro Kyenge ha già posto come questione all'interno del mondo sportivo, quindi prevedendo non solo la modifica sulla legge della cittadinanza, ma anche per meriti sportivi la possibilità di integrarsi, di diventare cittadini italiani a tutto tondo. Dall'altro lato è anacronistico, siamo nel 2013, che tutti i bambini che nascono in Italia da genitori provenienti da altri paesi, ma che vivono e lavorano, studiano, giocano nel nostro territorio, devono avere compiuto 18 anni per avere il diritto a fare la domanda per diventare cittadini italiani. Insomma, questo credo che sia una legge vecchia, sbagliata, che va modificata, e credo che questo, anche con l'impegno del Ministro e anche dal parte per quello che riguarda il mondo del CONI, può dare il contributo, innanzitutto per meriti sportivi, ma non solo per quello, perché credo che sia una delle esigenze in cui riusciamo a integrare di fatto
e non solo a parole, no? E a considerare noi tutti quanti sulla stessa tregua per garantire a tutti i cittadini, soprattutto i nostri ragazzi, di poter praticare sport. Quindi un in bocca al lupo per questa esperienza, per questo progetto e il sostegno da parte del Governo.